Sabato sera torna a risuonare a Marsaglia l'antico adagio cantato del Callin di Maggio. Protagonista del principale evento canoro dell'Alta Valtrebbia è il coro composto da oltre 40 elementi di Marsaglia e provenienti dal comune di Corte Brugnatana. Quest'anno ad accompagnare i cantori sarà il duo composto da Ettore Losin al secolo Banni, famoso bifferaio, e Davide Balletti, fisarmonicista di Marsaglia. Promotori dell'evento sono l'amministrazione comunale di Corte Brugnatella e la Proloco di Marsaglia. Ricordiamo che il Callin di Maggio, o come viene chiamato dalla popolazione del posto, Callin di Maggio, è ritenuta essere una delle manifestazioni che si rifà ad antichi riti che si perdono nella notte dei tempi. Il simbolo ufficiale di questa manifestazione è il Maggio Ciondolo, un arbusto presente sull'Appennino che fiorisce proprio in questa stagione. L'apertura della manifestazione è prevista in serata attorno alle 20.30 in piazza Severino Balletti, antistante il municipio. Dopo il saluto delle autorità, i cantori daranno il via al canto di questua per poi proseguire per le vie del paese. Questa antica usanza, che si ripete nella notte a cavallo fra il 30 aprile e il 1 maggio, si contraddistingue per la sua natura itinerante. Infatti i cantori percorrono tutte le vie del paese portando il saluto della primavera di casa in casa. Assieme ai cantori, i raccoglitori porta uova, alla guida di un mezzo motore, custodiscono vino e le uova donate dalle varie famiglie visitate dai cantori stessi. Testimonianze del posto ci hanno indicato che il Callin di Maggio nacque ad Ozzola ed è grazie all'amministrazione comunale di Marsaglia che nei primi anni Ottanta aveva provveduto all'organizzazione dell'evento, mantenendo inalterato le modalità del canto, esaltando di fatto un'antica tradizione che risale alla notte dei tempi. Il percorso dei cantori quest'anno si svolgerà dopo Piazza Balletti, via Trebbia, lungo il fiume, per poi salire in via Vecchia e giungere a Marsaglia Alta, nella zona dell'antico mulino. Successivamente si scende in via Privata, per poi proseguire in via Ferriere e dopo sbucare in via Chiavari, chiamata anche via Bancora. La nottata si concluderà in Marsaglia, in coda al ponte, al di là del fiume Trebbia. Anche quest'anno sono attese molti partecipanti provenienti dalla pianura per assistere a un evento, in pratica a un concerto unico nel suo genere. Infatti quella di Marsaglia è una delle prime manifestazioni pubbliche del Callin di Maggio organizzate nella nostra provincia, tanto che Marsaglia assieme a Ferriere da alcuni anni partecipano alla rassegna interregionale del Canto Maggio di Montereggio, iniziativa itinerante che qualche anno fa ha toccato anche Ferriere stessa. Tornando a Marsaglia, da ricordare che la manifestazione vede la partecipazione attiva di tutta la popolazione che offre dolci, vino e uova ai cantori che ogni anno portano il saluto della primavera nelle loro case.